Ok ragazzi, state tornando a casa vostra con vostro figlio e incontrate un veterano sulla panchina con la fidanzata. Secondo voi, a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Il veterano dapprima si comporta più o meno normalmente e fa il simpatico con il bambino. Dov'è? Mi è pronto da fustichino. Ma non ci muove. E ci parla normalmente, fino a quando a un certo punto. Voi è sgronca, si chiama esattamente. L'uomo dice che vuole fargli vedere qualcosa di particolarmente bippo e non so se ve ne siete accorti, ma quell'uomo tiene in mano qualcosa. Qualcosa che può stare in un pugno e si attiva staccando una spoletta. La sua fidanzata si allontana immediatamente e la madre al citofono si rende conto che qualcosa non va. Cioè, ragazzi, quell'uomo stacca la sicura e lancia una granata. Il resto non ve lo posso mostrare perché l'algoritmo di YouTube non me lo permette. Tranquilli, il bambino sta benissimo, la madre si spaventa solo un poco, è un problema di copyright per me e per voi. Molto banalmente si sente una forte detonazione, scattano tutti gli allarmi di tutte le automobili parcheggiate nei pressi e ci sono ovviamente animali e bambini spaventati per il fortissimo rumore. Apparentemente l'esplosione non arreca danni, anche perché non tira la granata contro il bambino, ma molto più avanti. Ora, premesso che secondo molti mass media, quella che viene lanciata è una granata stordente e non una granata vera e propria. Io però sinceramente ho dei forti dubbi in proposito. Infatti, dal colore e dalla forma, mi sembra un RGD5 o un F1. E normalmente le granate stordenti o le flashbang hanno forme e colori diversi rispetto alle granate vere per essere facilmente riconoscibili anche al tatto e per il colore. Insomma, non puoi correre il rischio di lanciare una granata vera quando ti serve una flashbang e viceversa. Ma va bene, lasciamo da parte questo dettaglio non del tutto trascurabile. Ora, la conversazione fra il bambino e il veterano non si sente perfettamente, però il veterano propone al bambino di giocare con la granata e gli dice qualcosa del tipo: se vuoi te la do così saltiamo per aria tutti. E il bambino saggiamente si rifiuta di prenderla in mano. A questo punto il veterano toglie lui la spoletta e la lancia. Ora, già solo proporre un gioco simile a un bambino è una cosa da malati e da criminali, per il semplice motivo che anche le granate stordenti possono staccarti un dito se non sono maneggiate adeguatamente. Per non parlare dei danni alla vista se ti esplodono a 5 centimetri dal volto. Sono comunque anche loro delle vere e proprie armi. Come mai un soldato apparentemente in licenza gira armato? Cioè, se succedesse qualcosa del genere da noi, ben più di qualche sottufficiale o ufficiale passerebbe davvero dei brutti quarti d'ora. Per non parlare di questo tizio che dovrebbe finire dietro le sbarre senza passare dal via e restarci perlomeno fino alla prossima mobilitazione. Ora, naturalmente, questo video è certamente interessante perché mostra un incidente che non è isolato in Russia, perché si trovano soldati che si portano via le armi e ne fanno un uso improprio, magari quando sono ubriachi. Il punto è che i combattenti fanno fatica a essere reintegrati nella società e in alcuni casi non possono neanche esserlo, saggiamente aggiungerei.
Vi ricordate, per esempio, dei mercenari della Wagner? Tutti coloro che sono sopravvissuti, terminato il loro periodo di 6 mesi, un anno, sono tornati alla vita civile. Ma al momento attuale, quando non sono già ricaduti nel crimine, perché capitano anche queste cose qui, guardate per esempio il caso di questo detenuto condannato nel 2016 a 18 anni di carcere per bippicidio, scarcerato per prestare quei 6 mesi di servizio sul fronte a Bakhmut, che è tornato alla vita civile dopo neanche 2 o 3 mesi ha eliminato una ragazza di 18-19 anni, che potete vedere nella foto, mentre tornava a casa dal lavoro. E poi naturalmente ci sono altri casi ancora più cruenti di questo, dove un ex mercenario della Wagner, condannato all'ergastolo per aver fatto delle cose davvero brutte e cattive, nel tempo libero, appena rientrato, ha massacrato qualcosa tipo 4-5 persone, spedendole tutte sottoterra. Non si è neanche preoccupato di cancellare le tracce ed è stato arrestato nuovamente nell'immediatezza. Comunque, come stavo dicendo, i mercenari della Wagner, quando ritornano alla vita civile, hanno dei problemi serissimi, sia personali, psicologici, di rieducazione, perché naturalmente se sei stato condannato a 20 anni di carcere, devi anche intraprendere un percorso di crescita personale per capire dove hai sbagliato, ammesso che sia tecnicamente possibile, e servono comunque anni e anni e anni. Essere presi più o meno di peso, portati al fronte per combattere per 6 mesi, un anno, non è che faccia proprio benissimo. E anche quanta crescita personale, qualche dubbio ce l'avrei. Abbiamo visto come venivano coordinati dai superiori questi soldati. E le stesse perplessità che abbiamo noi in Occidente le hanno anche la stragrande maggioranza dei russi. Un datore di lavoro russo, appena vede il curriculum di un Wagnerita, lo scarta, lo evita, per un motivo semplicissimo. Quest'uomo ha sì ottenuto il perdono giudiziale, però è ancora un criminale perché è stato condannato 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, ha fatto delle cose orrende, non ha mai pagato per quelle cose, o forse sì in altro modo, ma certamente non è detto che sia cambiato. E peraltro io non assumerei un assassino che è stato 6 mesi o un anno al fronte. Rischio semplicemente di trovarmelo esattamente con la stessa spinta di prima, ma con un addestramento e capacità migliorate. Mediazone ha fatto una ricerca sia contattando direttamente i Wagneriti e le loro famiglie, sia scartabellando fra i vari forum e i social. I Wagneriti normalmente hanno un addestramento militare, ma curiosamente, ma neppure tanto se ricordate lo scherzetto che ha provato a giocare Prigozhin a Putin e soprattutto a Shoigu e all'altro, come si chiama? Ah sì, Gerasimov. Il Ministero della Difesa, come soldati, contrariamente a quanto aveva anticipato Putin, non li assume. Men che meno la Rosgardia, cioè la guardia presidenziale di Putin. Anche i contractor privati si voltano dall'altra parte e questi Wagneriti non trovano neanche lavoro come guardie private al supermercato. Anche nell'apparente industria bellica, quando c'è bisogno di operai non necessariamente specializzati, i Wagneriti vengono letteralmente lasciati fuori dalla lista. E questo anche se c'è scarsità di manodopera per via della mobilitazione, del servizio di leva e degli invalidi che tornano dal fronte quando tornano. Oltretutto, a peggiorare le cose ci si mette anche l'FSB, ovvero il servizio segreto russo. Se tu assumi un Wagnerita, questo sarà strettamente controllato. E quindi anche la tua impresa si troverà la sua quota di agenti dell'FSB che la controlleranno. Già in Italia è una scocciatura avere un dipendente che è sottoposto ai controlli periodici dei carabinieri perché magari agli arresti domiciliari con la facoltà di andare a lavoro. Già questa è una scocciatura per gli imprenditori italiani.
Figuratevi che cosa accade quando si tratta di imprenditori russi con servizi segreti russi. Se i Wagneriti vogliono lavorare, possono soltanto fare i muratori, i tassisti e verosimilmente gli uscieri. Altro problema ce l'hanno i feriti della Wagner, ovvero quei soldati/mercenari che sono stati ospedalizzati perché sono rimasti gravemente feriti e verosimilmente anche invalidi. Il Ministero della Difesa russo non paga più le loro parcelle, le loro fatture dell'ospedale e gli ospedali, senza farsi troppi problemi, li dimettono facendoli finire in mezzo a una strada senza cure e senza medicine. L'impressione è che, come avviene peraltro anche in diverse culture e in diversi stati, che il patriottismo vada benissimo fin quando si tratta di spingere gli altri a combattere. Quando poi bisogna fronteggiare il costo sociale di quei combattimenti, e cioè le persone disoccupate, invalide, ferite e quant'altro, allora la società si chiude a riccio ed esclude quelli che sono andati per l'appunto a combattere. Ah, due piccole curiosità che ho scoperto con questa ricerca. Pare che gli ex Wagneriti non vengano neppure assunti da Burger King per rigirare le patatine fritte. E così abbiamo avuto due informazioni extra. La prima è che i Wagneriti sono un gradino più in basso rispetto al principe cercamoglie quando sbarca in America. E la seconda è che in Russia continua a operare Burger King, nonostante tutte le sedi distaccate e il franchising avrebbe dovuto chiudere. Ma approfondendo la notizia si può capire quello che è accaduto. Burger King in realtà ha chiuso in Russia, ma i franchisee si sono rifiutati di restituire le insegne e hanno continuato a mantenere i locali aperti, cambiando molto banalmente i fornitori per il pane, le patate, le salse e ovviamente le carni. In pratica, il Burger King che vediamo in Russia non è più una versione originale, ma è bensì una versione pirata. E questo per ora è tutto. Ah, dimenticavo, ci vediamo poi anche alle 10 di sera per una mezz'oretta che è proprio mezz'ora per fare il punto sulla situazione settimanale come al solito. Quindi vi aspetto anche dopo. Come sempre, ricordatevi di mettere il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di condividere i link con gli amici, perché per voi sono pochi click, ma per il canale significano davvero tanto. In secondo luogo, se non farete tutto questo, un giorno in un futuro lontano, remoto e puramente eventuale, potreste ritrovarvi a mangiare patatine rigirate da un Wagnerita che ha trovato incarico in un clone di Burger King. Io, come sempre, vi ho avvisati, poi fate voi. Grazie di tutto per tutto e a presto.